La giuria del premio di quest'anno ha operato lavorando su un numero di oltre 50 progetti e questo è stato una grande opportunità per poter valutare anche il confronto che si sta, come dire, portando sempre di più su un livello qualitativo alto. I progetti, anche dal punto di vista energetico, ma anche del modo con cui vengono presentati, definiti, certificati nella loro qualità tecnologica, migliorano di anno in anno. E l'informazione che viene data alla giuria permette anche di comprendere come nel settore del recupero e del restauro, della riqualificazione del patrimonio esistente, stiamo raggiungendo livelli qualitativi comparabili con quello del settore ex novo. È un successo anche dal punto di vista della formazione che probabilmente i nostri tecnici, ma anche le imprese, stanno ottenendo, e come certi livelli anche di trasferimento tecnologico che riguardano gli impianti, l'efficienza di certi dispositivi, la coerenza tra involucro e edificio stanno diventando patrimonio comune sempre più adottato. L'innovazione è forte perché alcuni progetti selezionati, vincitori e menzionati, dimostrano anche come le competenze architettoniche e compositive diventano sempre più alte.